Buongiorno, bentornati o benvenuti sul canale se passate di qua per la prima volta. Scusate la mia miss pigiamosa, scusate la ricrescita che si vede, ma sto influenzata, sto tutta acciaccata, sto malissimo, forse si sente anche dalla voce. È una settimana da sabato ho cominciato a sentirmi male, poi domenica mi è venuta la febbre, sono stata malissima e adesso sto in leggera ripresa, però sto ancora a letto, quindi sto con il mio pigiamino. Giro quest'anteprima video per il semplice fatto che mi sono accorta, perdonatemi appunto perché questi giorni non ci sto molto con la testa, mi sono accorta infatti che nel video spacchettamento, sia quello per il pacco arrivato da Notino, sia quello per il pacco arrivato da Passione Unghie, non avevo girato appunto l'anteprima del video, né tantomeno i saluti finali, quindi quindi questo video che sto girando è appunto l'anteprima per il video spacchettamento, quello di Passione Unghie. Mi sono arrivati i gel, ho fatto i gel la prima volta con il colore rosa, non è venuto benissimo. Poi ho fatto un altro acquisto, ho acquistato degli altri prodotti sempre da Passione Unghie, degli altri gel, ho provato a rifare il gel e devo dire che questa volta il risultato è leggermente migliore, quindi piano piano sto imparando. La prima volta era venuto proprio una ciofeca quel gel sulle unghie. Ho utilizzato la fresa, devo dire la verità, non ho fatto danni, mi sono trovata bene, e quindi niente, piano piano, un passo alla volta, imparerò anche a mettere il gel. Ora vi lascio appunto al video spacchettamento dei prodotti arrivati appunto da Passione Unghie. Ci vediamo dopo per i saluti. Stamattina ho girato il video spacchettamento e vi parlavo appunto dei pacchi che stavo aspettando da Passione Unghie e da Notino. Ho levato l'adesivo con l'indirizzo e quindi da Passione Unghie da Notino, e stavo appunto dicendo che erano stati spediti un paio di giorni fa, mi sembra il 12, oggi è il 14, uno doveva arrivare da Udine e uno doveva arrivare da Vicenza, quindi pensavo che sarebbero arrivati forse per venerdì, oggi è martedì, pensavo sarebbero arrivati per venerdì. Se tutto fosse andato bene, o addirittura settimana prossima. Invece è luna e mi ha telefonato il corriere dicendo che aveva due pacchi per me, e niente, sono corsa subito a prenderli e sono appunto Passione Unghie. Questo l'ho pagato con la carta, mentre questo qua l'ho pagato alla consegna. Le spese di spedizione erano gratis, per andare a ricaricare la posta pay avrei comunque speso 2 euro dal tabaccaio, alla fine con 1 euro in più ho pagato al corriere. Scusate qualche briciola sulla tavola, ma avevamo appena finito di mangiare e voglio fare un attimo veloce lo spacchettamento, perché anch'io sono impaziente di vedere i miei acquisti. Questo è ciò che ho comprato da Passione Unghie, questo è proprio sigillato benissimamente. Ah, guardate qua, spacchettamento in diretta, come vedete ci sono questi qua per proteggere i prodotti da eventuali urti. Questo è un regalino di Passione Unghie, infatti grazie per la vostra scelta, infatti avevo visto nei vari siti delle ragazze che facevano acquisti lì che Passione Unghie ha questo pensiero gentile
per chi fa acquisti da loro. Vediamo un po' cosa mi hanno regalato. Di solito regala glitter, e ha regalato dei glitter anche a me. Glitter sono di un fucsia rosa, sono molto 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 carini. Poi quando imparerò come fare appunto il gel, mi potranno tornare utili. Però è bello anche solamente il fatto che hanno avuto un pensierino. Ok, io da Passione Unghie ho comprato il Cleaner perché serve appunto per sgrassare i gel a dispersione, ecco, non vorrei sbagliare i termini. Poi ho preso, guardate qua com'è bene sigillato proprio in modo perfetto, somiglia un po' ai sigilli che fanno Zenzoro quando mandano i loro prodotti. Questo qua è il primer. Ho preso il blender, che è un primer non acido. Poi, se magari le mie unghie sono problematiche, faccio sempre in tempo a comprare il primer acido. Io questo qua lo devo fare per me, non è che devo farlo su altre persone, quindi ho scelto questo primer qua non acido. Poi ho comprato. Oh, fammi vedere un attimo questo che cos'è. Allora, perché voglio andare avanti voglio andare avanti in ordine, non voglio dire in ordine alfabetico, ma in ordine dei prodotti. Questo dovrebbe essere, e appunto è il Nail Prepar, che sarebbe un dry idratante per le unghie. Eccolo qua. Il nail prepar si mette prima il nail prepar, poi si mette il primer e poi si va con il gel per la base. Ma chi fa questo, diciamo così, questo trattamento alle unghie prima di me lo saprà più che bene. Poi, già che c'ero, visto che non mi volevo far mancare niente, e visto che la spedizione era gratuita, ho preso anche la base alfa. La base alfa è un pochino universale, può essere applicata sia dopo il primer oppure può essere applicata anche se invece del gel facciamo il semi permanente. Quindi praticamente base alfa, Nail Prepar e primer possono essere sia applicati, usati, utilizzati quando decidiamo di fare il gel, ma anche se poi non mi dovesse piacere il gel, non mi dovessi trovare bene col gel e voglio provare i semi permanenti, posso ugualmente utilizzare questi prodotti. Quindi sono, diciamo così, un pochino universali. Stessa cosa vale logicamente per lo sgrassante, ogni tanto mi si impappina la lingua. Poi ho preso questi qua, è lo scatolino con le cartine per fare l'allungamento delle unghie. Logicamente io non voglio fare unghie lunghissime, io mi accontento di una manicure curata, di un'unghia comunque non lunghissima, perché non mi ci troverei nemmeno bene con un'unghia lunghissima. Ed eccole qua, sono 100 cartine di queste qua di Passione Unghie. Ne ho sentito parlare molto bene dalle ragazze che fanno proprio le manicure, quindi dalle ragazze che fanno proprio le estetiste. Ne ho sentito parlare molto bene di queste cartine nere. Ho preso anch'io queste, che poi costavano una fesseria, costavano tipo 3,70 euro. Volevo prenderle su Amazon, ma sicuramente erano cinesi e
costavano quasi uguale. Ed ecco qua, questo è il gel ricostruttore. Gel ricostruttore, ho preso questo qua Olimpia, che non ha nemmeno bisogno della base. Si può utilizzare sia senza base. Questo qua si chiama monofasico, quindi il monofasico si può utilizzare sia senza base, oppure se abbiamo paura di qualche sollevamento. Io perciò ho preso anche la base, perché essendo io proprio nuova nuova nuova, proprio il primo approccio alla ricostruzione unghie, comunque alla manicure delle unghie con il gel, ho voluto prendere anche la base alfa. Questo qua è Olimpia 2 e dovrebbe essere sia buono come gel costruttore utilizzato anche da solo senza base, e si può utilizzare anche come sigillante dopo aver applicato logicamente il colore, per fare quindi la bombatura alle unghie e tutto il resto. Ho scelto questo qua, un 15 ml, quindi piccolino. Anche questo qua aveva delle buonissime recensioni. Ho guardato dei video dove appunto utilizzavano questo qua. Avessi fatto l'ordine da Sofia Nail, se non sbaglio, avrei preso il Violet, che ugualmente ne parlano benissimo. Questo qui aveva delle buone recensioni, l'ho visto utilizzato in alcuni video tutorial, e ho deciso di scegliere anch'io un monofasico. Anche se ho preso la base, ho scelto comunque il monofasico per utilizzarlo poi anche come top coat. Quindi, dopo aver fatto la mia dopo aver applicato il mio gel, aver fatto la mia ricostruzione, piccola ricostruzione, lo utilizzerò anche per sigillare poi il colore finale, perché appunto può essere utilizzato anche per la sigillatura. Ed era questo che mi interessava, quindi mi interessava prendere un prodotto per iniziare, non prendere tantissimi prodotti uno diverso dall'altro. E qua ci sono i colori, i gel colorati, che sono. Questo mi sembra un pochino aperto, fortunatamente c'è il sigillo, se no il tappo era proprio aperto. Questo qua è un color coral pink, quindi è un rosa, dovrebbe essere questo rosa che c'è qua fuori. Non voglio levare il sigillo adesso, perché comunque per il momento ho un pochino 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 di fretta. Comunque dovrebbe essere questo colore rosa qua, il coral pink. Ho scelto due tonalità di rosa, perché appunto per iniziare non volevo colori troppo sparati. E quindi per l'inizio ho scelto dei de rosa. E questo qua è Passion Fruit. Non lo so se il colore che si vede qua fuori alla carta poi è lo stesso del gellino. Ah, eccolo qua, scusa, eccolo qua. Questo è, non si vede bene. Questo è il colore. Non voglio fare guai, avere delle fuoriuscite di gel. Comunque, questo, anche questo qua è una tonalità di rosa. A me piace molto avere un'unghia rosata. Certo, mi piacciono anche i rossi, però per iniziare ho preferito due tonalità rosa. Vediamo se riesco ad aprire questo. Ecco qua. Questo qua è leggermente più scuro, più carico dell'altro rosa. Sono molto simili. Devo dire la verità, dalla pagina internet del sito, il colore mi sembrava un rosa più chiaro. Non mi sembrava così scuro. Poi colorati, due tonalità di rosa. L'ho messi tutti a testa in giù, va bene. Il gel costruttore e sigillante 2 in 1. Le cartine per l'allungamento delle unghie, che volendo possono essere utilizzati per piccoli allungamenti, anche con i semi permanenti soft off, pop-off, come si chiamano, non mi ricordo. Il regalino, mi hanno regalato dei glitter. Il primer, il Nail Prepar e la base alfa.
E poi logicamente il Kleaner, e questi erano tutte le cosucce che ho preso Passione Unghie per iniziare la cura delle mie unghie. Richiudo il pacco perché poi con tranquillità tutti i prodotti presi da Passione Unghie, poi li proverò. Questa sera mi metto con calma, mi rifaccio un pochino di manicure, spingo le cuticole, preparo l'unghie e tutto, e poi vado a fare il mio primo tentativo con il gel. E rieccomi qua, mi scuso ancora per il mio aspetto terribile, ma sto leggerissimamente, diciamo un po' pesantemente acciaccata. Sto tutta piena di influenza, mi sento veramente uno schifo, mi sento una pezza, diciamo così, uno straccetto. Come avete visto nel video spacchettamento dei prodotti di Passione Unghie, ho preso alcuni prodotti, ho preso due gel in due tonalità di rosa. Poi in seguito, qualche giorno dopo, ho fatto un altro acquisto e ho preso altri prodotti sempre per quanto riguarda la ricostruzione unghie, diciamo così. Più che una ricostruzione unghie, la mia è un voler avere una mano un pochino più curata, quindi ho comprato degli altri gel perché erano in offerta a 3,99 euro. In più, se compravi tre prodotti il cui prezzo era superiore a 4 euro, avevi le spese di spedizione gratuite. A me servivano delle cose, ho preso un altro gel costruttore, ho preso un altro top coat, quindi un altro prodotto finish. Poi ve ne parlerò nel video spacchettamento dedicato, che ho girato quel video. Il secondo pacco, appunto, di Passione Unghie è arrivato martedì. Oggi è giovedì, è arrivato martedì 2 giorni fa. Stavo in piena fase influenzale, però ho girato lo stesso il video spacchettamento perché volevo aprire il pacco assieme a voi. E quindi quello è un altro video che vedrete un pochino più avanti, un altro video spacchettamento. E niente, questi che avete visto in questo video sono stati i primi prodotti che ho acquistato, tutto quello che in base all'informazione che ho raccolto in giro serviva per iniziare comunque a fare il gel alle unghie. La prima volta ci ho provato con il gel rosa, mi è venuto malissimo, è venuto tutto storto, tutto storto, proprio tutto dove c'erano delle gobbette, dove c'erano, è venuta una schifezza. Però devo dire la verità, anche così, anche in quel modo schifido come era venuto, ha mantenuto anche un bel po' di giorni, ha mantenuto una decina di giorni. Poi l'ho limato via io perché volevo provare la fresa, volevo vedere se non mi limavo via pure le dita con la fresa. E poi era arrivato il gel rosso, questo qua che ho attualmente sulle unghie, volevo provare a rifarle. Devo dire la verità, questa volta è venuto molto meglio della prima volta, quindi penso che più andrò avanti, più ci prenderò la mano e meglio verrà. Un'altra cosa che volevo dire, scusate, mi era venuto un attacco di tosse. Un'altra cosa che volevo dire è che ho provato a fare l'allungamento con le cartine, però purtroppo le unghie che avrei da allungare sono queste qua della mano destra, e quindi l'allungamento dovrei farlo con la mano sinistra. Dovrei lavorare con la mano sinistra per fare questa, diciamo così, quest'unghia finta, questo allungamento con la cartina. Ma io con la mano sinistra sono un po' impacciato, io sono destra, quindi con la mano sinistra non lavoro molto bene. Aggiungiamoci il fatto, appunto, che non ho mai fatto una ricostruzione dell'unghia con la cartina. Ci ho provato, però non sono riuscita a fare questa ricostruzione con la cartina, mi sono arresa. Io ho fatto il gel sull'unghia corta così com'era. Poi non si sa mai se si spezza, speriamo di no. Scusa, questa tosse tremenda. Se si spezza, speriamo di no, qualche unghia sulla mano sinistra, allora proverò a fare l'allungamento utilizzando quindi la mano destra. Ho chiesto anche ai giovanotti di casa se per caso uno di loro voleva farmi da cavia, in modo da farmi esercitare ad allungare, a fare questa ricostruzione unghia con la cartina.
ma gli uomini di casa, non dico mio figlio perché è piccolo, gli uomini di casa, mi riferisco a mio nipote che sta sempre qua, e a mio marito si sono rifiutati. Ho detto, vabbè, io vi faccio l'allungamento, tanto per fare pratica, e poi ve lo levo, logicamente, non vi mando in giro col gel sulle unghie. Si sono rifiutati, non avendo donne a portata di mano, magari avrei trovato qualche volontaria, non avendo donne a portata di mano, attualmente poi magari si vedrà qualche amica, qualche parente, qualche affine, e niente, non mi sono potuta esercitare, quindi per il momento mi limito a stendere il gel sulle mie unghie naturali, faccio pratica in questo modo. Io vi saluto. Spero che nel prossimo video l'influenza se ne sia andata via. Come la chiamo io, sono stata colpita dall'influencer. Spero se ne sia andata via e niente, vi mando un grande bacio. Vi do appuntamento al prossimo video e scusate ancora la mia miss pigiamino e i miei capelli indecenti, ma sto veramente, mi viene da dire una brutta parola, sto veramente tutta acciaccata. Al prossimo video, ciao!